È partita la fase che riguarda l'invenduto, cioè appartamenti finiti che alcune parti del territorio terremotato hanno. Attraverso un bando sono stati reperiti oltre 350 appartamenti che vengono man mano completati e messi a disposizione. I primi tre sono stati consegnati oggi qui ad Esanatolia. È bello vedere l'emozione delle famiglie, delle persone che tornano dentro una casa. È alternativo alla SAE, quindi è una forma, diciamo, che sostituisce le SAE e quindi dà la possibilità di entrare in un appartamento vero e proprio, è un bene che rimarrà poi patrimonio o dell'ERAP o del comune, quindi quello che viene acquistato poi rimane per sempre. I prezzi di acquisto sono estremamente vantaggiosi perché il valore delle case popolari, quindi un valore molto basso, mentre spesso gli appartamenti che vengono dati sono di grandissimo pregio, che certamente rispondono ad altri standard. Quindi dal punto di vista patrimoniale, oltretutto, noi riusciamo ad acquisire beni di grande valore che oggi servono per l'emergenza e domani saranno a servizio delle comunità. Tutte le attrezzature.